Ci spiega in poche parole chi è l'uomo Calleri? Niente, un grossissimo appassionato di calcio, un tifoso da sempre del Torino, con una gran voglia di fare bene e soprattutto di divertirsi. Tutto questo lo faccio per divertirmi col calcio. Quando vengono meno questi presupposti è chiaro che viene meno anche il personaggio Calleri, perché il giorno che non mi diverto più perché o io non sto bene alla gente o cosa, per carità, no, non voglio andare sicuramente in paradiso a dispetto dei santi. L'investimento è stato fatto con il cuore, perché con la ragione nessuno al posto mio, io compreso, sarebbe entrato in un'avventura del genere, perché purtroppo ho trovato una situazione qui che definire pazzesca è poco. Però io credo che con l'impegno, l'aiuto di tutti, mi riferisco a stampa, tifosi, tutte le persone che sono intorno a Torino, quelli che gli vogliono bene veramente, si possa uscire fuori da questo tunnel che è veramente lungo, scuro e difficile da superare. Io sto facendo un programma a lungo termine, perché al di là di tutto quello che si dice o cosa, sto operando per il futuro. Sono molto interessato a giocatori bravi ma giovani. Se nel Torino il prossimo anno ci sarà qualche anziano, sarà solo per un fatto tecnico, perché i giovani hanno bisogno anche di avere chi li dirige in campo e fuori. Io mi auguro che sia una svolta decisiva per il Torino, che possa ritornare a essere una società cristallina sotto tutti i punti di vista e che possa raggiungere nel più breve tempo possibile dei risultati che diano delle soddisfazioni al sottoscritto che si è preso questo onore e onere e ai tifosi che so che lo seguono sempre con affetto e con apprensione. Io ho sempre avuto una passione sfrenata per il calcio, ero da bambino, perché praticamente sono torinese, ero tifoso del Torino. Ricordo mio padre che mi portò a vedere il grande Torino quando ancora non avevo l'età della ragione, quindi sono passati tantissimi anni purtroppo. Il calcio per me rappresenta moltissimo nella mia vita, mi ci sono sempre avvicinato. Quando ho dovuto smettere di giocare per un infortunio, ho cercato sempre di vivere l'ambiente, tant'è vero che prima ancora di società prestigiose come la Lazio, io sono stato presidente dell'Ivrea, sono stato presidente dell'Alessandria, però questo era un modo per vivere la vita del calcio. Mentre il Torino per me è un punto d'arrivo, perché è la squadra del mio cuore, quindi spero che da una parte ho trovato da superare delle difficoltà incredibili, ma è anche vero che dall'altra parte ho l'onore di presiedere la società che è sempre stata nei miei sogni. Quando ho iniziato questa avventura torinese sono stato molto chiaro, ho detto che bisognava fare dei sacrifici sotto tutti i punti di vista, perché c'era una situazione tale nel Torino che imponeva un atteggiamento del genere. Non è pensabile che si possano pagare decine e decine e decine di miliardi di debiti e in più andare a comprare giocatori che costano altre decine di miliardi. Quello che posso dire, che posso garantire, che comunque sia cercherò quest'anno già di allestire una squadra che sia almeno all'altezza di quella precedente, a prescindere dai nomi, e nel futuro certamente di vedere, di portare a Torino giocatori importanti, di modo che si possa anche pensare in grande. Per me il calcio diventerà un fatto quasi prettamente televisivo, quindi allo stadio andranno solo gli ultras appassionati. Pertanto mi sembra che quando ci saranno stadi con capienza di 30-40 mila persone saranno più che sufficienti.
gli stadi del livello delle Alpi o dell'Olimpico, lo stesso San Siro, eccetera, secondo me saranno stadi che sono giustificati, è giustificato che ci siano, ma solo per grandi avvenimenti, quindi dovranno essere sfruttati magari anche con avvenimenti extracalcistici o cose per giustificarne anche l'esistenza.